Se ragazzi questo video vi dovesse piacere, il prossimo set, ragazzoli, montiamo il Daily Bugle di Spider-Man. Ma ragazzi, quindi supportate questo video, lasciate tanti like e tanti commenti, ditemi se volete vedere montato questo set. Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi ragazzoli, come avete letto dal titolo, nuovissimo format, andremo a montare per la prima volta sul mio canale un Lego. Sto parlando, ragazzuoli, di un Lego ormai uscito un po' di tempo fa. Sto parlando di un Lego Technic Jeep Wrangler, colorazione gialla, ragazzuoli, come state ben vedendo. Ragazzuoli, piccolo disclaimer, come al solito prima di vedere il video, voglio ricordarvi che i primi tre che commenteranno nei commenti verranno salutati nel prossimo video. Vi avevo promesso che avrei salutato le prime tre persone che avrebbero commentato il precedente video. Ovviamente Mase lo saluto, ma questo è un extra, ovviamente grazie ancora Mase veramente per il supporto. Saluto Tommaso Furlani, che è un mio amico tra l'altro, Alex Del Piero Legend e anche Matteo Escalante. Vi ringrazio per aver commentato. Buona visione. Il set si presenta in questo modo, è un Lego Technic, però mi sembra un Lego Technic un po' entry level. Cosa vuol dire? Un po' per iniziare ad approcciarsi al mondo Lego Technic, che è tutto quel mondo inerente alla costruzione di macchine, veicoli, tutto nella maniera più tecnica possibile. E io ragazzi direi di andare ad analizzare assieme questo box. Ovviamente saremo in dotazione di due inquadrature in questo video, una è questa qua che state vedendo e questa ragazzuola è l'altra inquadratura dove vi farò vedere tutto il percorso della montatura di questo set Lego. Quindi ragazzoli, adesso andiamo ad aprirlo immediatamente. Io ragazzi da 3 giorni che ho questo set Lego qua per le mani e non l'ho ancora montato. Apertura al lato, ovviamente con le dita qua. Qua abbiamo le gomme. Ho visto fare i video fan così. Ok ragazzi, abbiamo una, due. Ah ok, pensavo peggio. Abbiamo qualche sticker ovviamente con scritto Rubicon, Jeep, tutti i loghi della marca appunto del veicolo. Il manualino che è un classico manualino della Lego, quindi non di quelli proprio Technic Technic. Abbiamo in dotazione, oddio, esploso tutto, abbiamo perso una gomma. Ovviamente ragazzuoli vi farò qualche timelapse, ci saranno delle ispezioni in cui parlerò dove appunto guardiamo un po' gli ingranaggi, come si incastrano, magari parti in cui mi arrabbio perché non so montare, non trovo i pezzi. Comunque vabbè, buona visione ragazzuoli e buon montaggio della Lego Technic Jeep Wrangler. Abbiamo la prima scatola ragazzuoli dove appunto monteremo lo scheletro della macchina senza le gomme e senza la carenatura, quindi monteremo appunto lo scheletro e i sedili. Se riesco a trovare il link di questo set, perché sapete che a volte la Lego fa uscire i set, poi sono sold out eccetera, ve lo lascio in descrizione. Ecco, iniziano già ad avere le prime durezze. Ok. Ecco qua il nostro inizio di costruzione. Eccomi qui ragazzuoli, adesso vi faccio vedere da vicino a che punto siamo del Lego. Siamo arrivati a questo punto del Lego, quindi questa struttura abbastanza intrecciata. E adesso ragazzuoli dobbiamo fare questa parte qua, che poi si collegherà a tutta la parte che abbiamo fatto fino adesso. Questo ragazzuoli gira, troverò mai il pezzo che mi serve? Quindi ragazzi, questo è il pezzo gigante che è venuto fuori con questo palo gigante qua che andrà collegato al nostro pezzettino che ho fatto vedere prima. Ecco qua il nostro pezzo montato insieme al pezzo precedente. Ve lo faccio vedere da vicino. Questa si muove e adesso chissà, scopriremo a che cosa servirà. Ah, forse ho capito cosa serve. Io ho visto nel box che nel retro c'era la girellina, che è questa qua, adesso vi faccio vedere, che serve per girare le ruote davanti, le ruote anteriori. Lo scheletro della macchina sta iniziando a prendere vita. Ho attaccato in questo momento i due sedili con gli sticker annessi. Sticker, devo dire, non precisissimi, però comunque questo è come rende tutto quanto. Ora, ragazzuoli, passiamo a montare la parte frontale del veicolo. Questo ragazzuolo è come è venuto il pezzo davanti. Si muovono le parti esterne di questo pezzo. Adesso lo andiamo a montare a tutto il nostro bellissimo composto. Un set molto bello, soprattutto perché è molto colorato. E a me piacciono le cose colorate, quindi è il set giusto. Perfetto, guardate. Wow, è un aereo, ragazzi, un'elica di un aereo. Wow. Dio, ho perdito il pezzo. Ok,
Ok, interessante questa cosa, ve la voglio far vedere da vicino. Volevo far vedere, ragazzuoli, attaccando il pezzo qua davanti si muove l'asse tutto assieme per le ruote anteriori. Ecco, ragazzuoli, queste sono le ruote posteriori, come potete ben vedere. Sono molto morbide e flessibili come quelle davanti, perché appunto, essendo un 4x4, ha gli ammortizzatori con la molla, quindi permette alla macchina di fare, vedete, di fare questo gioco qua. Siamo arrivati a questo punto qua, ovviamente non vi ho messo tutte le parti, ovviamente, perché sennò diventa un video lunghissimo ed è la prima volta che faccio questo tipo di video, quindi sto cercando di capire come organizzarlo al meglio. Abbiamo fatto il volante qua, ragazzuoli, che ovviamente non si può utilizzare perché è tutto gestito, come vi ho detto, da questa levettina qua. E adesso abbiamo il gancio del traino da montare e una parte delle carrozzerie della macchina. Eccoci qua, ragazzuoli, ho messo a punto il gancio di traino, quindi questa è la parte anteriore, abbiamo unito questi due assi qua. Eccoli qui gli ammortizzatori montati, come potete vedere danno la giusta sospensione per le future gomme posteriori del veicolo. La nostra macchinina sta prendendo sempre più forma, comunque non è grandissima. Ok, ragazzuoli, ho finito la prima busta del set Lego, adesso vi faccio vedere come è venuto. Eccolo qua, ragazzuoli, guardate, vedete, non vi ho messo tutte le parti perché comunque è lunga la faccenda. Comunque è molto molto carina, molto bella, molto compatta, me l'aspettavo più grande. E niente, comunque gli ho messo il suo gancino qua, un bel giallo. Ho avuto qualche problemino ovviamente mentre la montavo, però mi sembra un ottimo set. Andiamo avanti con la parte 2. Ragazzuoli, dobbiamo fare la fase 2 del veicolo e niente, quindi iniziamo subito. No, l'ho montato al contrario. Vi giuro che non è la prima volta in questo set che monto le cose male. Abbiamo fatto questo lato della macchina, sicuramente verrà a fare la stessa cosa dall'altro lato, immagino. Abbiamo creato una portiera in cui attaccheremo anche gli stickerini, ovviamente. Credo che una cosa più complicata di Lego sia montare i sticker. Cioè, farli dritti è una cosa veramente molto difficile. La porta della Jeep, molto carina, ovviamente da off-road, veramente molto rude. Adesso, ragazzi, si passa al cofano. Ok, eccolo qua il nostro cofano. Adesso ovviamente manca l'altra parte, però qua ho scritto Rubicon. Tutto il cofano che si apre in questo modo qua, la scritta Rubicon sia da questo lato che dall'altro lato. Come al solito, se siete arrivati a questo punto del video, scrivete 99 nei commenti. Mi spiegate perché mi volano i pezzi? Abbiamo finito anche il tetto, che ovviamente non si può muovere. Il copri sedili posteriori. Io direi che vado a montare i parafanghi e poi ci vediamo alla fine con l'opera d'arte terminata, direi. Ho finito di montare tutta la Jeep, ragazzuoli. Abbiamo montato il tetto, abbiamo fatto anche gli specchietti. Abbiamo fatto anche, come dicevo prima, tutti i parafanghi mancanti. Mancano solo le ruote e qualche altro piccolo dettaglio. Bene, adesso andiamo a montare le ruote, allora, una qua dietro, e poi facendo attenzione montiamo tutte le altre. Ok. Oh, è bellissima, ragazzi. Ragazzi, guardate la macchina, si muove tutta così, non è per niente stabile. Bellissimo comunque, wow, veramente bella. Con le ruote è tutta un'altra cosa, mancano i piccoli dettagli, appunto le chiusure delle gomme. Con l'ultimo pezzettino, tac, abbiamo completato la nostra Jeep. Guardate qua, guardate le gomme come si muovono tutte così. Sembra Cars, la parte del carro attrezzi, che adesso non mi ricordo il nome ovviamente. Direi che abbiamo finito la nostra Jeep. Adesso ve la voglio far vedere un attimo nei dettagli, quindi prendo la seconda ripresa. È la Jeep, ah, guardate qua gli specchietti retrovisori, assurdo. Da qua ovviamente si possono controllare le gomme anteriori, ruota di scorta, e poi tramite il sistema degli ammortizzatori la macchina è tutta instabile. Però è veramente, veramente un grandissimo set. Eccoci qua, ragazzuoli, quindi niente, noi abbiamo finito di montare la nostra Jeep Wrangler del Lego Technic, ovviamente bellissimo set. Ditemi come è venuto questo video, primo video Lego, e vi ricordo che se il video dovesse piacervi abbiamo il set del Daily Bugle da montare. Ricordatevi che non tutte le ciambelle escono col buco e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!